Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath a Christmas tree. Buongiorno, i Vlogmas. Sta settimana i Vlogmas. Questa settimana avverranno così, con io che andrò a lavorare, perché ho il turno di mattina e ve ne accorgerete perché non riuscirò a parlare come adesso. No vabbè, mi sono addormentata alle 4 e mi sono svegliata alle 7:15, quindi pietà, vi giuro che domani riuscirò a parlare meglio. Eppure mi sono lavata i denti, sembra di avere i denti attaccati. Oppure no, come disse Davidoppolo, hanno preso i denti, ci hanno giocato a dadi e me li hanno ributtati in bocca. Peccato che con lui abbia fatto sto gioco con tutto il corpo. Però fa freddo, una settimana a inizio così, però non, guardate, non piove, ma è molto molto umido. Adesso devo posare la fotocamera perché mi si sta gelando la mano. Allora, c'è sonno. Probabilmente non mi avete mai vista così. Voglio un letto. Vabbè, la smetto. Ma voglio un letto. Tazze da lavare, mobili da sciacquare. Beautiful, da vedere almeno se Bill muore o no stavolta, sperando che succeda. E il minestrone caldo da mangiare. Cosa faccio per prima? Appena finito di lavorare, cioè praticamente dalle 4 del pomeriggio di ieri, mi sembra di essere entrata in un tunnel. Il periodo natalizio si lavora di più, però lei un giorno libero nella settimana, mi sto tutta ingriccata. Adesso sono stata appena informata dal ragazzo di Alessia giù al palazzo che Brian sta dormendo, quindi già dall'ascensore non sentirete più urlare, anzi il vlog lo chiuderò e lo riaprirò direttamente dopo che mi sono svegliata, perché voglio dormire almeno 2 ore. Ci vediamo dopo. Posso fare il resto del vlog basta così? Quando sono tornata mia mamma ha detto: è inutile che ti addormenti, poi stasera non dormirai. Sto da un'ora sveglia, guardate gli occhi come stanno. Non vedo l'ora di riaddormentarmi. Vabbè, lasciamo stare. Adesso mi alzo. Sto un po' con Brian. Poco, perché penso di andare a dormire molto presto. No, vabbè, dopo conto anche di fare una live, perché ho alcune cose importanti da dirvi. Vabbè, tanto quando farò la live, questo video ancora dovrà uscire, quindi posso dire benissimo di cosa parlerò, perché in pratica è successo qualcosa di grave un'altra volta, che noi oramai reagiamo col sorriso perché ne siamo abituati, purtroppo. Praticamente Giovanni Leto, che ha 20 anni, ricordo, ha saputo che certa gente ha contattato un membro della sua famiglia. Sì, ci risiamo. Tutte le volte dicono che il mio gruppo, o che addirittura io ho il tempo di parlare con i familiari, di scavare nel passato, di andare su Facebook ad andare a vedere foto. Non l'ho mai fatto, non hanno mai provato questo e lo fanno sempre gli altri. Però io, Giovanni ci ride perché oramai poverino è abituato, è stato anche contattato il padre, stavo dicendo, la proprietaria del bar dove lavora, ecco, che anche lei vi ha derisi. Io invece non mi ci abituo.
C'ha 20 anni sto ragazzo, ma cosa volete da lui? Cosa? Si è mai visto che una per dissing su YouTube le contattano la famiglia? Cioè, a me per esempio, a me ci hanno provato mezza volta, mannaggia. Perché il mio ex li ha mandati a cagare, la cosa non è andata oltre. Quest'estate vi ricordo che la bullizzata di fanpage, quella del video di fanpage dove dice che è cyberbullizzata da me, dove dopo mesi che non si parlava di lei, ha praticamente contattato il mio ex dicendogli che sono una cattiva madre, gli ha mandato il video di fanpage pensando che quello cadesse dalle nuvole e gli ha detto che praticamente a me mi doveva togliere mio figlio. Ma vi rendete conto della gravità delle cose che solo pensate e poi avete anche il coraggio di metterle in atto? Su tutte cose registrate, su tutte cose che arrivate ad un certo punto a noi serviranno un sacco. Ed è solo per quello che di certi individui, capitemi bene, non ne parliamo, non per paura, ma per avere la ragione, perché per il nostro carattere irruento e per la ragione, noi poi siamo sempre passati dal lato del torto. Stavolta no, non vi posso fare il gestaccio perché è entrato Brian in camera, ma capitelo, al prosieguo del vlog, a dopo. Allora, prendiamo il numero, oggi è 10, mi pare, sì, 10, eccolo qua. Bello grande il pacchetto, eh? Vediamo cosa c'è. Vediamo. Allora, questo pure ce l'ho, grande. Bagno doccia al cocco. Sì, questo ce l'ho ancora, ancora lo devo usare perché il cocco non mi piace tanto, però lo devo provare. Magari proverò prima questo e se mi piace userò l'altro, altrimenti lo regalerò ai miei. Sì, insomma, più o meno così. Allora, questa fine del vlog non la vedrete perché stiamo nel buio. Mi sono dimenticata prima di mettermi a letto con Brian, di cui sentirete il respiro come un scrofetto, mi sono dimenticata appunto di chiudere il vlog e non ho voglia di alzarmi dal letto che sto già abbracciata con lui, anche perché questa giornata è stata un bel, cioè ieri ed oggi sono state due belle giornate toste e voglio approfittare del fatto che Brian già ha sonno, voglio andarmene a dormire pure io. Volevo vedere un film della serie mia preferita, ma non, no. No, vado a riposare piuttosto domani, magari che sto più riposata, guarderò il film adesso, editerò il blog, lo manderò online e ci vediamo al prossimo vlogmas. Che dirvi? Che c'è, mamma? Brian vuole andare a dormire, non c'è che da fare, spegnere la fotocamera e andare a Lilla. Grazie per tutto il supporto di ieri. Chi mi segue su Instagram, a proposito, chi non lo faccia, mi segua, sono la regina bastarda. Chi mi segue su Instagram sa cosa intendo. Grazie, siete la community che tutti mi invidiano. Un bacio e al prossimo vlogmas. Dimenticavo di dirvi che prima di questo vlogmas ho fatto una live, prima di chiudere questo vlogmas ho fatto una night care routine dove parlo di alcune cose che sono successe, di cui vi ho anticipato anche prima del vlogmas. E vorrei aggiungere una cosa che mi sono dimenticata di dire nella live, che il fatto che voi ve la prendiate col più piccolo del gruppo, ovvero Giovanni, è una cosa che vi descrive appieno, che poi tra l'altro è quello, sono le cose che date sempre a lui, cioè voi
Date agli altri del vostro, dite che voi, gruppo, inteso come io, Marco Tito Volley e gli altri, chiamiamo le famiglie, facciamo, sì, a mamma dicono che mamma, insomma, invece di passare il tempo con te, si mette a cercare le persone su Facebook oppure sugli elenchi telefonici oppure su pagine gialle, si mette a indagare sul passato delle persone oppure si mette a contattare i capi sul lavoro loro. Peccato che loro un lavoro non ce l'abbiano e invece lo fanno loro, mamma. Tu cosa ne pensi? Brian è esterrefatto, non ha parole e con queste non ha parole finiamo il vlogmas. Brian, vuoi dare la buonanotte a mamma? Vuoi far sentire come dici ciao? Hai ragione, i tuoi progressi loro non li meritano. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree.